Ragazzi, benvenuti di nuovo nel mio canale Apicoltura 4.0. Questo è il video che stavate tanto aspettando. Mi stavate scrivendo, mi state pure a fare due palle così. Qualcuno di voi, quando è incominci, quando è incominci, quando è incominci, va bene, cominciamo, anche se il tempo non è proprio il top, è ancora un'altalena tra giornata a 24 gradi e giornata a 10 gradi. Oggi si sta discretamente, anche se è coperto, ieri si stava bene, poi la sera vento, non vi dico, guarda, comunque sia, vi faccio vedere come si travasa un nucleo e niente, molto importante. Allora, facciamo la versione veloce. Quando andare a travasare un nucleo, vabbè, prima di tutto devi acquistare dei bei nuclei, belli popolosi, sani, da bell'aspetto. Non vi fissate matematicamente sul numero di telaini di covata, numero di scorte e tutto, perché andare a fissare su un bel nucleo popoloso e la covata deve avere un bell'aspetto, quindi api sane. La filosofia veloce è questa: prendete il nucleo così come sta, lo andate a mettere così come sta nella cassa. Quindi il primo a destra, il primo telaino a destra diventa il primo telaino a destra, l'ultimo rimane l'ultimo. Poi, tra l'ultimo di scorte e il primo di covata, fate slittare e inserite un foglio cerio. Mi raccomando, adesso è presto, uno solo. Chi incomincia per forza foglio cerio. Chi già ha le api da un bel po', sicuramente avrà qualche telaino già costruito di bell'aspetto, di provenienza certificata, insomma, non da casse morte in malo modo, e inserisce quello. Ne può anche inserire due, però no, non farei le cose troppo azzardate. È meglio ritornarci dopo qualche giorno se potete e continuare con la progressione. Detto questo, adesso sta spuntando pure un bel soletto, vado ad accendere l'affumicatore e vi faccio vedere come si travasa, ma è una cosa semplicissima, non c'è neanche bisogno che lo Ragazzi, vedete. questo è lo sciame che devo per forza, guardate come sta già facendo i ponti di cera raccolto in questi giorni e devo per forza travasare. Hanno cominciato già ad allevare i fuchi, potete vedere delle larvicine qua quando ho aperto il coperchio, vedete, ho un po' rotto e vado a travasarlo perché questo è un po' un macello, adesso sarà pure difficoltoso cacciare i favi, però bisogna travasarlo per forza. Sciame che andiamo a mettere dentro una cassa e niente, incominciamo pure. A parte che è elementare dopo l'ABC.